della stagione 2018 dell'Euro Formula Open da Barcellona, dove le acque arrivano basse con Felipe Drugovic che ha subito la meglio nei confronti di Bent Viscar, che aveva ottenuto l'ultima pole della stagione. Marco Siebert si guarda dal ritorno di Lucas Danner, di David Schumacher in arrivo alla curva 1. Sfila il brasiliano di RP Motorsport davanti a tutti per andare a conquistare quella che potrebbe essere la 15ª vittoria nella serie promossa da GT Sport. Il confronto tra gli alfieri di casa Carlin, nel contatto che manda Cameron Tass largo fuori dalla traiettoria con Mateus Iorio in lotta per recuperare posizioni sul podio. Questo però è il contatto con Kellen Frederick che lo porta definitivamente fuori dalla corsa. Safety car chiamata per recuperare la vettura del brasiliano alla ripartenza. Benavides e Dev Gore in lotta fra loro col pilota del team RP Motorsport che va adesso a rischiare il contatto con Cameron Tass in recupero. Secondo ritiro quello di Lucas Danner, pilota austriaco che chiama la seconda safety car al restart. Aldo Festante rischia di perdere il secondo gradino del podio a favore di Patrick Scott, che finisce però largo e vede dunque gli altri piloti salire sul podio. Felipe Drugovic vince la 15ª gara in Euro Formula Open, la 14ª della stagione, davanti a Viscal, vincitore anche della classifica rookie, e Marco Siebert da celebrare sul podio. Premio alla RP Motorsport.